Magnifico rettore, membri del Senato accademico, colleghi, autorità, signore e signori, è con grande piacere che accetto questa laurea honoris causa, soprattutto perché viene dalla mia terra, il luogo dove ho trascorso l'infanzia e la prima giovinezza. Anche se ho ricevuto riconoscimenti e onorificenze in tutte le parti del mondo. Questa mi è particolarmente gradita perché mi riporta alle origini, alla mia infanzia, al luogo dove si è sviluppata la mia preparazione e la mia, il mio intelletto e dove ancora oggi ho molti affetti. Anche se tutto è cambiato in Sicilia negli ultimi anni, mi piace voler ricordare questa occasione come un ricordo del passato, come se nulla fosse cambiato. Come io stesso ho scritto 50 anni fa, la Sicilia, un mare di Giada, una piana vestita di aranci e di eucaliptus, per dirla con quasimodo la terra impareggiabile. In questa presentazione oggi vi parlerò della simmetria e della ricerca dell'ordine in natura. Una delle aspirazioni maggiori dell'uomo, come ciato sta detto, è stata sempre quella di trovare un ordine nell'universo. In questa lezione cercherò di illustrarvi brevemente il concetto di simmetria, che è sinonimo di ordine, sia nell'arte che nelle scienze, e menzionerò il mio contributo allo sviluppo con la scoperta delle simmetrie dinamiche che sono state già menzionate precedentemente, nei nuclei e nelle molecole, e ancora di più di questo nuovo concetto che si chiama supersimmetria, che io ho scoperto nel 1980 e che è stata confermata alla fine degli anni. 1999-2000. Molte forme della natura, anche le più complesse, sono ordinate come potete vedere da questa figura. Questa figura è presa da un libro di uno uh, di, uh, tedesco Eckel, uh, pubblicato a Lipsia nel 1899 e di cui io sono venuto a conoscenza nella versione italiana pubblicata a Torino nel 1900. Che era stata acquistata da mio nonno all'inizio del Novecento e si trovava nella biblioteca di mio padre. E quindi, io da bambino, sfogliando questo libro, ho cominciato a pensare alle simmetrie perché queste forme della natura, come vedete, sono molto simmetriche. Ordine è sinonimo di simmetria. Il concetto di simmetria, la parola viene dal greco summetros, che vuol dire letteralmente. Sium metros, con misura, e vuol dire ordinato, organizzato, e fu originariamente introdotto per descrivere certe proprietà di artefatti, come, per esempio, nello scritto del, del scultore Policleto uh, uh, si parla della simmetria. E tutte le civilizzazioni antiche usarono questo concetto cercando di imitare le forme del, della natura nell'arte. Qui sono due esempi di una decorazione sumera 2000 anni prima di Cristo. Che mostra la simmetria di traslazione e in fondo c'è una tavoletta trovata al Megaron a Trinto, periodo tardellatico 1200 a.C., che mostra la simmetria di riflessione. In questa figura potete vedere anche un altro concetto che è diventato molto importante nella fisica negli ultimi anni, che è della rottura della simmetria. Se guardate attentamente, i due pesci dai due lati non sono perfettamente uguali, ma hanno una piccola differenza fra di loro. Tuttavia, la simmetria si nota lo stesso, anche se rotta, e dà l'idea e l'impressione dell'artefatto che si è presente. E questo fu portato alla perfezione dai greci e dai romani. Policreto nel suo libro sull'arte della costruzione discusse il suo significato e Vitruvio disse che la simmetria è il risultato di proporzioni fra le differenti parti. E questa divenne una parte essenziale di ogni artefatto. Il suo uso raggiunse il picco nel Tempio greco, come si può vedere in Sicilia, Grigento, Selinunto, Segesta. Il Tempio greco ha una simmetria di riflessione lungo l'asse di simmetria che va attraverso il prono, la cella e l'opistodomo e anche ha una simmetria nelle sue eh, colonne. Questa è una pianta di un tempio che si trova a Selvinunte, il tempio di Asselinunte. Quindi la struttura del Tempio greco ha simmetria di riflessione, ma anche ciascuna parte del tempio, come le colonne, ha, ha altre simmetrie, specialmente simmetrie di rotazione e di traslazione. Questa parte è presa da un mio schizzo di circa 60 anni fa della parte superiore del Tempio della Concordia d'Agrigento. Vedete che eh, le colonne hanno evidentemente una simmetria di rotazione, ma è una simmetria discreta, ma è anche la parte superiore, la trabeazione, i telgrifi, hanno tutti una simmetria particolare. Addirittura i greci svilupparono anche un canone che legava il numero, per esempio, il numero delle colonne del lato lungo a quello del lato corto, con una formula matematica che qui scritta le colonne del lato lungo sono due volte quelle del lato corto più una. E in particolare il tempio della concordia è un tempio esastilo, ha dieci colonne sulla parte corta e tredici sulla parte lunga. E questa formula era usata per produrre una struttura che, vista da lontano, fosse proporzionata o simmetrica. Il linguaggio necessario per descrivere le simmetrie è la matematica. I greci stessi svilupparono la matematica, soprattutto la geometria, nel V secolo a.C. con l'introduzione dei cinque corpi regolari, i poliedri, e a questi poliedri furono associati i costituenti dell'universo. Il fuoco, l'aria, la terra, l'acqua e lo stesso universo erano associati al tetraedro, all'octaedro, al cubo, all'icosaedro e al pentadodecaedro. Questo studio dei poliedri e della struttura matematica adesso associato fu ulteriormente sviluppato in Sicilia da Archimede che introdusse 13 nuovi poliedri, i cosiddetti semiregolari o di Archimede, in aggiunta ai 5 poliedri regolari di Platone. Addirittura Archimede scrisse un trattato su come costruire i poliedri regolari o semiregolari che purtroppo è andato perduto ma fu ricopiato nel III secolo d.C. da Papus di Alessandria e si trova nella collezione dei suoi, nel libro V della collezione eh, di Papus. Ed è quindi a noi noto questo libro di Archimede. Un'altra associazione che i gredi fecero è di associare la simmetria con la bellezza. Infatti c'è un famoso detto di Policleto che dice «Sumetros kalos estin» – la simmetria è bella – Difatti, qui c'è un esempio, un efebo del IV secolo a.C. che ha una simmetria bilaterale per un asse che passa attraverso la metà della, della testa e attraverso il corpo. E quindi c'è una connessione fra la simmetria e eh, l'estetica, come descritto, per esempio, in questo libro di Hermann Weil, un matematico tedesco che scrisse un libro sulle simmetrie. Lo studio della simmetria fece un altro passo avanti durante il Rinascimento italiano, durante il Rinascimento si aggiunsero assi poliedri, strutture più complesse, i cosiddetti poliedri di Archimede. Questa figura è presa proprio dal libro che voi cortesemente mi avete regalato, Divina Proporzione, proprio questo, questo libro, dove questi disegni furono fatti da Leonardo e questo mostra un poliedro regolare con 26, 26 basi. E, e le simmetrie vennero descritte in dettaglio specialmente da Piero della Francesca, da cui Luca Pacioli prese il, il libro Divina Proporzione uh, dei cinque corpi regolari. Una descrizione matematica venne introdotta, che tradotta nel linguaggio della matematica moderna è la cosiddetta teoria dei gruppi di trasformazione, o semplicemente teoria dei gruppi. Si pensò a quel punto che la simmetria fosse la legge fondamentale della natura, e perciò Divina, da cui il nome Divina Proporzione del libro di Luca Pacioli. Qui c'è una figura di Luca Pacioli che istruisce Guidobaldo da Montefeltro, che era un, un giovane Montefeltro, figlio di Federico da, Molta, da, da Montefeltro, che lo istruisce nella matematica. Se guardate attentamente, sulla, uh, sulla uh, a sinistra c'è un poliedro di Archimede in alto e sulla tavoletta c'è un una figura presa dal trattato di Euclide, uh, gli elementi, e sulla destra invece c'è il libro della Divina Proporzione. Tutte le simmetrie studiate dai greci erano simmetrie geometriche, traslazione, riflessione e rotazione, queste apparivano nell'arte e nella, nella natura. Uh, uh, questo per esempio è un esempio di simmetria di traslazione preso dal da, palazzo di Dario Susa al VI secolo a.C., ma la simmetria divenne così importante che nel 1595 Keplero affermò che il sistema planetario allora conosciuto, cioè Saturno, Giove, Marte, Terra, Venere e Mercurio, può essere ridotto al moto di corpi regolari. Questa è una figura presa dal libro di Keplero Mysterium Cosmographicum. Pubblicato nel 1595, in cui c'è descritto tutto l'universo come delle sfere che ruotano tutte intorno all'altro eh, e che sono, hanno delle strutture geometriche ben precise. E Kepler addirittura concluse il suo libro con la sua famosa frase: Credo spazioso numen in orbe, cioè credo in un ordine eh, geometrico del, dell'universo. Questo per quanto riguarda le simmetrie nell'arte. Passando invece adesso alle simmetrie in fisica, l'idea che la simmetria ha un ruolo fondamentale eh, divenne apparente mano a mano che la fisica passò dalla descrizione dei fenomeni macroscopici a quelli microscopici. Molti aspetti della fisica sono ordinati. Per esempio le molecole e i cristalli hanno una simmetria geometrica. Qui è un esempio di una molecola scoperta non molto tempo fa, che è la molecola del carbonio 60 che ha una simmetria icosaedrica. Però col passare del tempo divenne chiaro che altri tipi di simmetria sono presenti in natura, non più collegate alla sistemazione geometrica di atomi in una molecola o in un cristallo, ma piuttosto alle simmetrie della natura. E oggi simmetrie sono usate in modi diversi. Ci sono le simmetrie geometriche, di cui ho parlato precedentemente, le simmetrie dello spazio e del tempo che sono, hanno acquistato molta importanza all'inizio del Novecento con l'introduzione da parte di Einstein della uh, relatività. Ci sono le cosiddette simmetrie di gauge, che sono invarianze delle leggi della fisica per certe trasformazioni di gauge, ci sono simmetrie di permutazione, che sono invarianze per rispetto alla permutazione di due o più oggetti, e finalmente simmetrie dinamiche, che sono simmetrie delle interazioni fra due o più corpi. Uh, questo tipo di simmetrie, per esempio spazio-tempo, sono molto difficili da comprendere perché implicano, per esempio, che lo spazio e il tempo sono la stessa entità, contrariamente all'intuizione. Noi pensiamo al tempo come tempo eh, fisso e, e, e lo spazio invece come il, lo spazio in cui si muovono eh, i corpi. E per esempio una navicella spaziale che viaggia a velocità paragonabili a quelle della luce è spazialmente contratta e temporalmente dilatata. E quindi per un osservatore fisso nel sistema inerziale l'orologio va più lentamente che non per l'osservatore nella navicella secondo la formula di Einstein che l'è scritta. Simmetrie di gauge sono anche esse difficili da comprendere e sono collegate a certe proprietà delle leggi dell'elettromagnetismo che sono invarianti per rispetto a certe trasformazioni del potenziale elettrico e magnetico. Queste furono introdotte in elettrodinamica all'inizio del XIX secolo ed hanno acquistato grandissima importanza nella seconda parte del XX secolo, dopo la scoperta che la maggior parte, se non tutte le leggi della fisica, possiedono questo tipo di simmetria. Un'altra simmetria, a cui vedremo fra poco, è la simmetria di permutazione. Questa è la simmetria. Uh, che è rilevante per un insieme di oggetti identici, per esempio uh, se abbiamo due oggetti, uno e due, se le leggi della fisica rimangono invariate, se i due oggetti vengono scambiati, hanno una simmetria di permutazione. Questo tipo di simmetria divenne importante quando si sviluppò la meccanica quantistica nel 1920, uh, perché in questo caso le proprietà dei sistemi fisici si sono descritti da una quantità che si chiama funzione d'onda, e nei sistemi a molti corpi, come le molecole, gli atomi, i nuclei, la funzione d'onda dipende dalle coordinate dei corpi costituenti, eh, per esempio per due particelle 1 e 2. E si è trovato che nello scambio dei costituenti 1 e 2 ci possono essere due tipi di simmetria: uno in cui la funzione d'onda non cambia di segno, e uno in cui la funzione d'onda cambia di segno. E questi due tipi di costituenti vengono rispettivamente detti bosoni e fermioni, dal nome del fisico indiano Bose e del nome di Enrico Fermi. A questo è stato nella, nella presentazione, nell'insoluzione, eh, si, è, si è parlato proprio di questi, di questi bosoni, di questi fermioni. La simmetria di permutazione può essere facilmente illustrata. Questo, questo esempio oh, è preso da un, da un disegno di Escher, un olandese che fece molte di queste eh, figure. E che eh, se guardate la figura eh, nella parte superiore non cambia nello scambio dei cavalieri, in questo caso sia dei cavalieri bianchi che dei cavalieri neri, per cui il gruppo di permutazione in questo caso è detto gruppo doppio. Finalmente arriviamo al tipo di simmetrie in cui io ho dato il mio contributo, che sono le cosiddette simmetrie dinamiche. Queste negli ultimi 80 anni sono state scoperte a tutti i livelli del mondo microscopico, dalle molecole agli atomi, ai nuclei, agli adroni, dappertutto si sono trovate. E questa simmetria dinamica si manifesta nella regolarità dello spettro di un sistema quantico. Meccanica quantistica, l'energia del sistema non è continua ma assume valori discreti, detti livelli quantici, e l'insieme degli eventi quantici è detto lo spettro. Nel 1926 eh, Wolfgang Pauli notò che la regolarità dello spettro dell'atomo di idrogeno è dovuta a una simmetria dinamica che, che è qui descritta da un certo gruppo di trasformazioni chiamato SO4 eh, e qui vedete come lo spettro è ben ordinato e come lo, lo spettro osservato nel laboratorio è ben descritto da quello predetto dalla simmetria. Che si trova qui sulla destra. Nel 1961, Murray Gell-Mann e Johann Neumann anche notarono che lo spettro di certi oggetti che si chiamano droni è molto regolare. E scoprirono che può essere descritto da una simmetria dinamica che è detta simmetria di sapore eh, SU3. Di nuovo, qui vi faccio vedere questo per vedere come lo spettro osservato nel laboratorio è ben descritto dalla simmetria e come lo spettro sia molto ma molto regolare. Nel 1974 il fisico giapponese Akito Arima ed io notammo che gli spettri di molti nuclei sono regolari e scoprimmo che potevano essere descritti da una simmetria dinamica che è detta appunto con un nome che ha a che fare col gruppo di trasformazioni che è Usei. E questo portò allo sviluppo di un modello del nucleo atomico, che è detto modello ambosoni intelligenti, che è stato menzionato più volte precedentemente. Questo è particolarmente interessante perché contiene al suo interno più sottosimmetrie corrispondenti alla rottura dinamica di U6 nei suoi sottogruppi. E questo è un esempio della simmetria dinamica U6. Di nuovo potete vedere sulla sinistra... Lo spettro misurato nel laboratorio e sulla destra quello che è predetto dalla simmetria in questo caso su 3 Di nuovo una corrispondenza molto accurata fra, fra quello che si è osservato e quello che è, era stato predetto. Per continuare su questo delle simmetrie dinamiche. Nel 1800, 1981 io ho notato che gli sprechi di molte molecole sono regolari. E anche qui ho scoperto che possono essere descritti da una simmetria dinamica. E questo ha portato allo sviluppo di un modello delle molecole che è detto modello a vibroni. Di nuovo qui, come un esempio, è mostrato sulla sinistra lo spettro sperimentale della molecola di idrogeno e sulla destra, e sulla destra a quello che io ho predetto in base alla simmetria. E c'è una grande corrispondenza, come potete vedere, fra i due. So, le simmetrie dinamiche non vivono nello spazio-tempo ordinario, ma vivono in certi spazi astratti a molte dimensioni. Quindi è molto difficile visualizzarle. Le simmetrie geometriche è facile visualizzarle, mostri la figura e vedi la simmetria geometrica. Qui è difficile visualizzarle se non nel modo indiretto che, descritto, che ho descritto poc'anzi, tramite i livelli di energia. Ma volevo osservare che lo studio di questi spazi astratti è uno degli aspetti più importanti della fisica contemporanea. A questi spazi astratti sono stati dati vari nomi, spin isotopico, sapore, colore, F spin, eccetera. E anche volevo far notare che particolarmente importante è lo spazio di colore che determina la struttura del protone del neutrone che sono gli ingredienti fondamentali della materia e questo spazio di colore è tridimensionale. E questo ha portato alcuni a pensare a una connessione ontologica e qui vi riporto tre versi del paradiso di Dante in cui dice nella profonda e chiara sussistenza dell'alto nume parvemi tre giri di tre colori ed una contenenza. Eh, lo spazio di colore appunto è tridimensionale, uh, però questa connessione ontologica è un po' forse oltre quello che effettivamente possiamo dire. allora Un'ulteriore ricerca di ordine, questa è venuta eh, negli anni 70, che si chiama supersimmetria. A 1974 il concetto di simmetria è stato ulteriormente allargato a questo di supersimmetria. Come avevamo detto precedentemente, esistono in natura due tipi di particelle, dette rispettivamente bosoni e fermioni. La supersimmetria è in varianza per rispetto a trasformazioni che cambiano bosoni in fermioni e viceversa. Essa è una simmetria del tutto sorprendente perché i bosoni e i fermioni sono particelle completamente diverse. Questo tipo di simmetria è stato introdotto da Julius Vers. E Bruno Zumino per applicazione alla fisica delle particelle. Ma come nel caso delle simmetrie ci sono vari tipi di supersimmetrie, supersimmetrie geometriche, spazio-tempo, gauge, permutazione, dinamiche. Qui parlerò brevemente delle supersimmetrie eh, dinamiche. Contrariamente al caso delle simmetrie dinamiche che sono state osservate a tutti i livelli del mondo microscopico, supersimmetrie dinamiche sono state osservate al momento solo nei nuclei atomici. Infatti nel 1980 io notai che gli spettri di certi nuclei, in parte con un numero pari di protoni e neutroni, nuclei bosonici, e in parte con un numero dispari di protoni e neutroni, nuclei fermionici, sono regolari e possono essere descritti da una supersimmetria dinamica. E qui di nuovo è una figura che illustra nella parte superiore l'esperimento, cioè i livelli di energia che sono stati misurati nel laboratorio e nella parte inferiore quelli che sono calcolati in base alla presenza della supersimmetria. In questo caso, come vedete nel paragone, la supersimmetria non è perfetta, ci sono delle eh, deviazioni fra la parte superiore e la parte inferiore. Questo è il concetto di rottura della simmetria. Ed è dovuto al fatto che molte di queste simmetrie non sono delle simmetrie esatte, ma sono delle simmetrie approssimate che provengono dalla, dalle interazioni fra i costituenti. Pensate che questo oggetto è un oggetto, i nuclei di osmio e di iridio sono oggetti che contengono 190 particelle, 191 particelle. Immaginate come questi 190 oggetti si possono mettere insieme per formare una struttura simmetrica. Che è un risultato addirittura, come diceva anche Capusello, davvero eclatante, che ha avuto moltissimo influenza sulla fisica uh, successivamente dopo che io l'avevo introdotto. E negli ultimi anni sono stati fatti esperimenti per confermare la presenza della supersimmetria in Germania, in Svizzera, negli Stati Uniti, e queste sono stati osservate, regolarità sono state osservate in, in, in sistemi ancora più complessi. E questo ha confermato la presenza delle supersimmetrie nei nuclei atomici in accordo con la teoria che io avevo proposto nel 1980. Al momento questi sono gli unici esempi di supersimmetria osservata sperimentalmente in natura. A West e Zumino suggerirono anche nel loro articolo che le leggi fondamentali della fisica sono invarianti per rispetto a trasformazioni supersimmetriche fra particelle elementari, in parte fermioniche. Che sono chiamati quarks e in parte bosoniche, che sono chiamati squarks. O in parte bosoniche, che sono chiamati gluons, e in parte fermioniche, che sono chiamati gluinos. Quarks e gluons sono noti. La ricerca di partner supersimmetrici, squarks e gluinos, è al momento uno degli aspetti più importanti della fisica delle particelle elementari. E come forse sapete, un grande acceleratore è stato costruito al CER di Ginevra, che è detto Large Hadron Collider, per cercare queste particelle. L'LHC, che è entrato in funzione, in fase operativa nel 2010, non ha ancora scoperto alcuna particella supersimmetrica. Ma ulteriori esperimenti sono in corso e presto sapremo. Se i partner supersimmetrici di quarks e gluons esistono in natura e quindi se la supersimmetria è una simmetria delle leggi fondamentali della fisica o semplicemente una simmetria delle interazioni efficaci dei nuclei, come quella da me introdotta, in conclusione come avete visto, la natura mostra a tutti i livelli del mondo microscopico la struttura ordinaria. Vi ho fatto vedere esempi di fisica atomica Pauli di fisica delle particelle elementari a uh, Gelman e Neyman, di fisica nucleare fatto da me, di fisica molecolare fatto da me. E quindi a, tutti, a, tutto, a tutta la natura mostra a tutti i livelli del mondo microscopico questa struttura ordinaria. E come disse, scrisse Hermann Weil, Nature loves symmetry, la natura ama la simmetria. Le simmetrie dinamiche di cui vi ho, vi ho parlato producono strutture quantistiche ordinate, queste strutture a volte sono molto complicate e difficili da riconoscere, ma più complicata è la struttura, più utile è il concetto di simmetria. E da qui è nato il programma di ricerca che io ho iniziato negli anni Ottanta, che si chiama Semplicità nella Complessità, cioè riuscire a vedere in sistemi molto complessi delle strutture semplici. E qui, come esempio, vi ho portato un'altra delle immagini di Escher, in cui l'immagine, come vedete, è molto complicata, ma se guardate attentamente, questa immagine possiede tantissime simmetrie, di cui una, per esempio, di rotazione di 90 gradi intorno al centro, che è ovvio che si vede facilmente, ma anche altre, perché se guardate, muovendovi dal centro verso la periferia e verso il limite, si ripete la stessa figura ma sempre a dimensioni più piccole e questa è una delle proprietà fondamentali per esempio della relatività, della teoria della relatività, che c'è una contrazione uh, dello spazio e una dilatazione del tempo. Quindi questa figura spesso è mostrata per illustrare la teoria della relatività. E in conclusione, più penetriamo nei sistemi della natura, più incontriamo la simmetria. Ringrazio perciò il Senato Accademico dell'Ateneo di Catania, il Magnifico Rettore, i miei colleghi, per avermi conferito la laurea honoris causa per lo studio delle simmetrie e supersimmetrie dinamiche nei sistemi fisici.